Perché noi dobbiamo allenare i nostri giocatori a livello giovanile per pensare a quello che può succedere a livello di grandi squadre, di squadre che fanno l'Eurolega, per esempio. Per cui, se uno settore di 2 contro 1, Giordano è un giocatore molto atleta ed è un grande saltatore, può decidere, mentre non altro il palleggio, di mettersi in questo modo qua a difesa. Perché si augura che io passo la palla, e testa aperta, in alto, Giordano. Perché si augura, stai anche un po' avanti, fermo. Perché si augura che io, facendo vedere questo spazio, la palla entra, e su cui vengo per tirare, e poi io, o destra o sinistra, provo a spostare. E i giocatori devono sapere che non si passa la palla, per quello è uno spazio vantaggioso, è vero, ma non è uno spazio che permette una conclusione di 2 contro 1. Allora io che devo giocare sì senza palla davanti alla palla, dai. Io devo controllare i piedi che permette di piede spalare. Come lo piede spalare? Bravo, ancora contro più spostato, bravo, esatto. Allora vuol dire che io quando vengo qua e attacco qua, io non devo passare la palla, fermo qua, ma devo fare, devo andare a fare meccaniche che lui anni parte. E quindi vuol dire che devo attaccarlo qua. Adesso lui sarà costretto a cambiare, esatto. E allora io posso passare la palla. E questo è il tempo che gioca per me. È il tempo che gioca per l'attacco. Perché un difensore che è in questa posizione qua è costretto a fare questo sul passaggio. Ha o questa strada o questa strada. Non altro che la perché non fa una capriola. E questo è il tempo di gioco per l'attacco. Questa posizione qua è il tempo che può giocare per la difesa. Non giocando in uno spazio. Allora, che esercizio? Premesso che io faccio pochi esercizi di 2 contro 1, continuità, o 3 contro 2, perché l'obiettivo di questi sistemi è un altro. Condizionamento da un punto di vista aerobico, per esempio, o settori di passaggi ostacolati. Perché poi i settori di contropiede provo a crearle partendo dalla difesa per andare in attacco. In questa situazione qua, che è un po' anomala, allora, quando questo uomo qua vi passate la palla, una volta che riuscite, ma un destro così, vai, stai più in difesa, avvia, via, chi ha la palla attacca, chi ne sta la palla corre, avete un solo passaggio per poter concludere, quindi dire che se passi la palla là a Vincenzo, Vincenzo o tira, se la ripassa e palla terra. Il difensore usa le fila, ok? Non si cambia fila, vabbè, siamo per terminare. Un sorriso, bello, così, vai, pronti, vai, gatto! Bene! Via! Attacco lo spazio, attacco lo spazio! Bene! Bravo! Bravo bene! Siamo pronti qua! Passa la palla a Vincenzo! Prego, tu l'altro pallone! Siamo pronti? Passaggio! Bene! Passaggio! Passaggio, passaggio, via! Attacco il porto, attacco il porto! Bravo! Molto bene, ok. Adesso, come avete potuto vedere, guardate.